Cinemania. Tutti venerdì alle ore 19 e in replica sabato allo stesso orario su Globus Television, canale 819 del digitale terrestre e in streaming web. Conduce Lucio Di Mauro. Vince, io mi uccido. No, non voglio pietà, no, non voglio compassione. Io mi uccido, meglio un giorno da leone, Vince. Insomma, meglio 100 giorni da pecora. Meglio un giorno da leone, no? No, madonna, io meglio un saccio da pecora e da leone. Fai 50 giorni da orso a chiodo, me ne stai in mezzo, non fai la figura in mezzo della pecora. E nemmeno un leone, però, campagnolo, raggerisci. Ridi, divertiti, scherzi, sto male e tu ti diverti. È questo che vai dicendo quando te ne vai, Donnino dell'orsacchiotto, è questo quello che dici. Ma ridi, che ti devo dire? Ma chi dici sto orsacchiotto, la gittimò l'orsacchiotto, che ta pecre olio. Ma a me là sembra l'orsacchiotto. Io ho capito, Vent'anni fa moriva, a soli 41 anni, il grande attore, regista, sceneggiatore napoletano Massimo Troisi, capace di saldare la tradizione con l'avanguardia e di realizzare capolavori di comicità come Non ci resta che piangere con Benigni. Muore 12 ore dopo aver terminato le riprese de Il Postino, scene portate avanti con enormi fatiche ed altrettanta dedizione. Considerato interprete ineguagliato di comicità napoletana, una persona veramente speciale. L'omaggio questa settimana è a Massimo Troisi. Benvenuti e bentrovati, ennesimo appuntamento con Cinemania. Per i dettagli, per capire invece chi sono gli ospiti e i collegamenti, la parola ovviamente a Lorella Franzone. Buonasera, bentrovati, un'altra puntata di Cinemania strepitosa. Cominciamo ad elencare gli ospiti che avremo in studio. Da Fabio Boga, attore, Marilisa Pino, musicista, cantante con la passione del cinema. Inoltre avremo anche delle interviste a Massimo Lopez, attore, doppiatore, showman. E intervista a Cristina D'Avena, la regina delle sigle dei cartoni animati. E infine collegamenti esterni da Milano con Claudio Pofi per la consueta finestra sulle ultime novità nel campo cinematografico digitale. E per finire intervista all'assessore del turismo, dello sport e dello spettacolo della regione siciliana Anthony Barbagallo, con il quale parleremo del Festival del Cinema di Taormina. Cinemania, il futuro del cinema tra sala e filmmaker. Conduce Lucio Di Mauro. Parte l'ennesimo appuntamento con questo canale 819 su Globus Television, Cinemania. Il cinema raccontato da chi fa il cinema. Abbiamo e stiamo ancora lavorando per offrirvi un ottimo spettacolo, spero che lo stiamo facendo. Grazie anche per gli ascolti che sono veramente tanti, quindi staccate il biglietto per questa puntata, mettetevi ben comodi, anzi cellulare modalità aereo, godetevi questo spettacolo, questo programma che tra l'altro ci riserva tante sorprese. Abbiamo sempre tanti ospiti. Presentiamo subito la prima ed è Marilisa Pino. Ciao Marilisa. Ciao a tutti, ciao. Allora, tu sei cantante, musicista che strizzi l'occhio al cinema. Beh, lo strizzo molto poco l'occhio. Molto poco? Pochissimo. Beh, comunque hai fatto qualcosa di qualche cinema? No. Cinema o teatro. Teatro. A livello molto locale, diciamo. Che cosa in particolare? Ho interpretato Lola nella Cavalleria Rusticana. Impegnata. E cantavo già. Pure. Diciamo che mi hanno chiamato più per quello, però poi mi sono cimentata nel teatro e devo dire che... Ma l'attrice è così, l'attrice deve essere completa, quindi deve saper recitare, poi sa cantare, poi un'opera straordinaria questa qua. Sì, sì. Dove è stata questa qua? L'abbiamo fatto in giro per i comuni della Sicilia,
Devo dire che mi sono divertita. Quindi, un peccato aver abbandonato il teatro, però l'ho fatto per una giusta causa, perché poi ho iniziato a lavorare per Antenna Sicilia con Salvo La Rosa. Certo, come, carissimo Salvo, che tra l'altro Salvo l'abbiamo avuto ospite alla prima puntata, ha dato il via lui nel suo programma meraviglioso, aveva Pippo Baudo, che tra l'altro poi gli facciamo gli auguri dopo con un giusto modo, e invece io ho avuto Salvo La Rosa. Vabbè, però il Pippo Baudo nostro. Certo, diciamo. Certo. Quindi tra l'altro lo salutiamo, Salvo, che so che ci segue tantissimo. Ciao, allora, Salvo. Allora Marilisa, sei una cantante. Sei. Sì, sì, sono una cantante, proprio nel sangue mi scorre la musica, figlia d'arte. Tutta la mia famiglia musicisti. Che tipo di musica? Beh, i miei genitori sono trombettisti, cioè mio padre è trombettista, mio fratello trombettista, prima tromba nella banda dell'esercito a Roma, sì. Mia sorella flautista, io qualcosa la dovevo pur fare. Tu solo canti però. No, mio padre all'inizio a 10 anni mi ha catapultata al conservatorio per suonare il violoncello, però ovviamente... Diciamo che non era il mio grande sogno e quindi ho mollato. Poi ho iniziato il pianoforte, però il canto era sempre la passione che mi richiamava. E ho iniziato da lì a 11 anni con un coro gospel e poi bellissimo. Da lì tutto un proseguo con delle band, facevamo dei pub, cose molto locali, a livello locale. Poi è iniziata l'esperienza con Insieme. E da lì qualcosa di più importante, perché ho iniziato a fare un disco a Milano con Nicolò Fragile, che arrangiava tutti i miei pezzi. Magari se oggi possiamo ascoltarne uno. Perché no? Se la regia è, magari dopo ci prepariamo per ascoltare uno. E da grande cosa vuoi fare? Da grande diciamo che io faccio tutt'altra cosa nella vita. Faccio l'insegnante. Come sempre, guarda, che ognuno fa tante altre cose e poi invece c'è la passione che esce fuori. Quella sempre, da sempre e mi quindi accompagna. Da grande cosa vorresti fare allora? Da grande quello che sto facendo adesso, l'insegnante. L'insegnante. Anche se il canto, la musica è sempre il mio primo grande sogno. Fai sentire chissà. Qualcosa ai tuoi ragazzi? Sì, loro sono follemente innamorati di me. Mi seguono su YouTube dappertutto, qualsiasi cosa io faccio. Senti, il cinema invece, che rapporto col cinema? Il cinema proprio a schermo grande parlo. Il cioè, cinema, quali film che hai visto? L'ultimo film che ho visto è Perfetti Sconosciuti, bellissimo. Rispecchia proprio la realtà di oggi. Ti è capitato di... di mettere il cellulare... Beh sì, il cellulare è un'arma a doppio taglio. Pazzesca, micidiale. Sì, distrugge tutto, come Facebook, come tutti questi social network che ci sono in giro, purtroppo. Ma sei andata mai a controllare il cellulare del tuo ragazzo? Tuo no, compagno, io no, cioè... ma lui sì. Ah, lui sì? Sì, lui sì il mio. Perfetto. Quindi, però, non ha trovato niente di particolare. Benissimo, meglio così. Bene, allora, Marilisa, noi parleremo dopo, anzi ti sentiremo sì. Dopo con un brano così magari di tuo gradimento. E noi per adesso continuiamo, vediamo cosa c'è al cinema. La parola a Lorella Franzone. Alice attraverso lo specchio. Alice ha trascorso 3 anni viaggiando per mare e seguendo le orme del padre. Alice si ritrova ad attraversare uno specchio magico che la riporta nel sottomondo. Lì scopre che il cappellaio matto, interpretato da Johnny Depp, è in pericolo. Ad Alice non resta che viaggiare indietro nel tempo per salvarlo. Ma per riuscirci dovrà trovare la cronosfera, un oggetto magico che regola il trascorrere del tempo. Sei stata via troppo tempo, Alice. Ci sono faccende a cui potrebbe giovare la tua attenzione. Gli amici non vanno trascurati. Sbrigati. Quando il giorno diventa notte e il cielo diventa mare, l'orologio rintocca sonoro e non c'è tè da preparare. E nell'ora più oscura, prima della mia ultima rima, lei tornerà nel paese delle meraviglie e riporterà le lancette dove erano prima. Il tempo è un uomo ed è meglio non farselo nemico. La prego, signore, il cappellaio è in pericolo. Cara,
Tutto questo non mi piace. Ciao, Alice. Vi ho portato un regalo. E a questo punto abbiamo un'intervista, l'abbiamo incontrata in questi giorni alle ciminiere ospite di Etna Comics, un'artista straordinaria. Abbiamo avuto anche, abbiamo visto al Festival di Sanremo, dove ha fatto cantare veramente in tanti, la regina delle sigle dei cartoni animati. Vediamo, sentiamo Cristina D'Avena. Di dischi in 30 anni di carriera, è la regina delle sigle dei cartoni animati. Di ieri, di oggi e di domani, Cristina D'Avena! Questo è il valzer del moscerino. Ullalla, 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 questo è il valzer che fa la la la. Beppone russava nel grande giardino e sul suo nasone volò un moscerino. Moscerino si mise a ballar. Ullalla, 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 questo è il valzer del moscerino. Ullalla, 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 questo è il valzer che fa la la la. E allora, intanto tu sei una delle poche artiste che è riuscita a unire diverse generazioni. Sì, e sono molto contenta di questo. Anche i nonni vengono a vedermi, perché io ho iniziato con Moscerino, quindi avevo 3 anni, tantissimi mi ricordano da lì, e quindi non ti nego che qualcuno viene a vedermi ai concerti e mi dice: ma io veramente ti ricordo dal valzer del Moscerino. Ho detto: mamma mia. Senti, voce cristallina, ha dovuto anche la colpa il coro dell'Antoniano? Il coro dell'Antoniano, anche un po' insomma la mia, il mio modo di essere, io non fumo, non bevo, faccio una vita molto sana e cerco insomma di non stressare molto la mia voce, quindi insomma alla fine la voce è così, insomma è bella, chiara, pulita, non è impostata, meno male. Festival di Sanremo, grande ovazione, straordinaria quella ovviamente vetrina, ovviamente tu, grande ospite. Ah no? Sì, molto molto contenta e molto fiera di essere stata a Sanremo con le mie canzoni, con Occhi di Gatto, con i Puffi, con Licia, felicissima di aver fatto cantare tutti, grandi e piccini, e anche chi forse pensava di non cantare. Senti, il rapporto con il cinema, io faccio un programma che parla di cinema, da chi fa il cinema, ecco il tuo rapporto, film? A me piace molto andare al cinema, anche se purtroppo io sono sempre, allora lavoro tantissimo e quindi la sera quando dico stasera andiamo al cinema, come al solito, come sempre mi accade, mi metto in poltrone e non mi rialzo. Però mi piace molto il cinema, amo i thriller, mi piacciono i film psicologici, mi piace assolutamente capire, trovare, non mi piacciono i film banali, insomma, quindi quando mi trovo a fare zapping o anche guardare su Sky un film, scelgo sempre il più strano in assoluto, mi ci appassiono e rimango lì se non mi addormento, ovviamente, perché quando capita. Licia, Licia. Senti, ce lo accendi 30 secondi dal vivo. Qualcosa. Kiss me Licia. Certo il loro cuore palpita d'amore, amore sì per te. Ciao! Mi ha fatto veramente piacere incontrare Cristina D'Avena, perché tra l'altro poi sono dei video che io, cartoni animati che io non vedo, però il brano, la musica ci resta veramente impressa, e poi ritornare ai bambini non fa mai male. Cristina D'Avena, benissimo. E a questo punto presentiamo l'altro ospite. Per presentarlo abbiamo un contributo video. Buonasera. Buonasera. Usa l'occhiata? Prego. Grazie. Prego.
Vorremmo vedere qualche anello, bracciale, sì. Collanina. Sì. Uomo donna? Uomo e donna, sì. Madre. Anello? Vediamo. Te gusta? Me gusta mucho, no. Io discutere con te così non ce la faccio più. Questa risatina sarcastica te la puoi anche risparmiare. Tu sei abituata con quelle quattro merde conquistali. Quelle merde, perché sono solo merde. Perché a te. Io non posso stare con una persona come te. Gli amichetti di vent'anni, i poveri coglioni. Ci andiamo in pizzeria a mangiare pizza, patatine e bere tanta Coca-Cola, che ne dite? Perché non prendiamo una pizza, riso, patatine e tanta Coca-Cola? La mamma può provare a fare questa pizza al riso. Sentite, ma se facessi una parmigiana? Ho continuato a mangiare. Com'è andata a scuola? Bene. E la professoressa di italiano? Papà, perché la mamma sta sempre al telefono? Non ti preoccupare, questa persona non ci disturberà più. Silvia, è ancora lui? Salvo, abbassa la voce. Per te il problema è se Salvo alzo o abbassa la voce? No, Silvia. Io lo denuncio, io non ce la faccio più. Anzi no, sai che faccio? Io lo ammazzo. Me ne vado in galera, ma lo ammazzo. Bambini. Lo ammazzo! Bambini, andiamo di là perché papà è stanco, ha bisogno di riposare. Andiamo di là, adesso la mamma che fa? Torna, prende i piatti con riso, li porta di là, noi ce li mangiamo tutti davanti ai cartoni animati. Andiamo. Lo ammazzo. Lo ammazzo. Sono venuto a portarti i fiori. Prendili. Sono per una grande attrice. Non li voglio. Silvia, prendili. Vattene. Silvia, prendili. Salvo, vattene. Prendili! Vattene. Ho detto prendili! Salvo, vattene! Prendili! Vattene! Oh mio! Odio! Da dove venite? Da Sora, in Libia. Siamo finiti fuori rotta per una varia.
Chi sono quei due che sono scesi dalla barca e stanno andando via sul gommone? Sono il mio capo e sua moglie. Sono andati a fare un giro. Le dispiace, mostra il mio documento, per piacere. Salve. Buongiorno, ingegnere. Salve. Allora, Aristarco, come va? Qualche piccola difficoltà, ma tutto a posto. Avete portato quello che vi ho chiesto? Certo. Non vedo le signore che scappava con lei dal porto di Lampedusa. Non dovete vederla. Adesso vi togliete le divise e sparite. Come vuoi. Arrivederci. Arrivederci. E volo così, a braccia aperte tra le nuvole. Volo così, nell'aria aperta senza limite. Volo più in alto e mi respiro l'impossibile. Volo planando e così mi sento vivere. Signori, e questo è un bel showreel che abbiamo visto, abbiamo apprezzato, abbiamo qui presente Fabio Voga. Ciao Fabio, come stai? Alla grande, dice, alla grandissima oserei dire. Alla no? grandissima. Allora, io leggere tutte le cose che tu hai fatto dovrei stare un bel po', ma il tempo è tiranno, come lo sai. Che posso dire? Commissario Montalbano, Amore Criminale, Onore e Rispetto 3, Il Giovane Montalbano, 100 vetrine, e poi lavori cinematografici, premio per la migliore sceneggiatura, Nero Infinito, le ultime 50... Erano le ultime. Non abbiamo fatto più nulla. Io mi sono fermato perché poi ci sono anche lavori teatrali. Sì, quello sì. È stato il primo amore è stato, no? Dopo l'Accademia. Bravo. La prima cosa che abbiamo fatto è stato, anzi tiro, subito dopo l'Accademia iniziai a fare le comparse per capire un attimino com'era, capire un attimo l'atmosfera all'interno del cinema, set, come il cinema, no? E poi qual è stata la prima comparsa che hai fatto, te lo ricordi? La prima comparsa che feci è stata nel film di Lina Wertheim-Müller, Ferdinand e Carolina. Apro una parentesi, Lina Wertheim-Müller è stata ospite nostra, tra l'altro abbiamo avuto una bella intervista con Lina Wertheim-Müller. Andiamo avanti. Portiamo bene. Certo. No, quindi ho iniziato a fare le comparse, quindi ho fatto tutta la gavetta, cioè diciamo, i figli di artisti già affermati che invece arrivano e fanno, no? Oppure c'è quello che è... Io invece ho fatto tutta la gavetta, dalla scuola alle comparse, alle figurazioni speciali, ad una posa, fino a quando poi sono arrivato ad essere protagonista in Rai, di Amore Criminale, o comunque di avere dei ruoli importanti all'interno di fiction e cinema. Però l'ho fatta tutta la gavetta, ed è una cosa fondamentale, perché ti aiuta a rimanere con i piedi per terra, perché comunque cresci, impari, stare sul set anche, cioè, è importante, perché ci sono tantissimi termini, no? Spin-off, pick-up, steadicam, camera car, sono cose che tu impari sul set. Certo. In accademia comunque, certo, non è che impari più di tanto, no? C'è, certo, molta teoria. Beh, tu hai elencato delle cose tecniche, sì, vere e proprio, quindi però che tu le impari solamente sul, certo, sul set. Ma ho imparato, no? Una volta sono arrivato io sul set, non dovevo recitare, cioè ero arrivato il giorno prima, quindi ero andato a trovare i miei colleghi, no? Ed era d'estate, il giovane Montalbano, sono arrivato con gli shorts, la magliettina e l'infradito, ma tranquillo, era d'estate, è successo l'inferno, perché sul set non puoi andare con l'infradito, perché ci sono fili, controfili, pesi, cose che ti puoi fare malissimo, certo, quindi non puoi, certo, eccellere. Come un'altra cosa che tu scopri, non te lo dicono sui libri, che le donne che lavorano all'interno del cinema non possono portare gli shorts. In molti set è vietato, magliettine scollate, cioè perché distraggono il lavoro dei macchinisti, degli attrezzisti. Bella sta cosa, che sì, distraggono... Sì. Però, no, ma non ti sto scherzando, sì, sembra sì, una sì, stupidaggine, certo, però vedi, queste certo, cose tu le impari solamente sul set. E quindi quando iniziai a fare le comparse, magari tu senti, dice, facciamo un pick up, montiamo la steadicam, il controcampo, taglio, sono delle cose che tu, ti ripeto, studiarle è un po' come all'università, no? Quando all'università vuoi diventare medico, sì, fai l'incisione, però poi
nel campo, no? Senti, qual è che ti è rimasto più impresso fra le tantissime cose che hai fatto, sia in TV che teatro, cinema, eccetera? Guarda, guarda un attimo, che ti ha hai faticato di più, che ti è rimasto più impresso? Allora, che mi è rimasto più impresso, per una questione carina e simpatica, quello che è successo è il film Nero Infinito. Ah, sì. Perché mi stavano arrestando veramente. Ah, cioè, bella sta cosa. Abbiamo girato qua a Catania, no? Ma era di notte, mi pare. No, abbiamo girato di giorno. Ah, di giorno. E io facevo il rapinatore, no? E quindi in via Siago, alla gioielleria Remira, non stiamo facendo pubblicità, perché è stato pubblicato, quindi... No. Sì, sì. Niente, cioè io entravo, facevo questa rapina e poi uscivo con la pistola, i sacchi neri e iniziavo a correre. Dato che era una piccola produzione, non c'erano tanti soldi, non avevano avvertito nemmeno le forze dell'ordine, no? Quindi comunque non c'erano tanti servizi d'ordine oppure luci fuori, peraltro era un interno, stavo facendo un pick up, quindi comunque... Stiamo capendo già i pick up cosa significa. Sì, vabbè. Ok. Che succede? Che passa un signore e dice: guardi, stanno facendo una rapina a mano armata all'interno della gioielleria, comunica alla polizia. Non si vedeva nulla, fuori non c'erano vigili, non c'era nessuno. Quindi quando io vado per uscire, che stavamo facendo la scena dall'interno verso l'esterno, quindi un controcampo, praticamente mi vedo due volanti della polizia che mi arrivano addosso. Io con la pistola, ovviamente senza tappo rosso, perché non è che tu potevi fare... Certo. Senza tappo rosso, certo. Con questo sacco che esco a spruzzo dalla gioielleria, tu immagina che panico c'è stato. Ero sotto. Ero là pietrificato. Quindi poi si sono fermate le riprese, erano più spaventati loro, perché sai, comunque è sempre una nazione, no? Ma certo, ma poi bisogna essere autorizzati per fare tutte queste cose. Ma non cose. È finita. Ah. Dopo due giorni devo fare un raccordo. Il raccordo è prendere, dopo vari giorni, riprendi una scena o il seguito di una scena. Piazza Teatro Massimo. Io che continuo a scappare con questo sacco e questa pistola. Quindi io giro in via San Giuliano. Sì. Giro in via San Giuliano e che cosa vedo? Vedo una volante della polizia che mi viene incontro. Era là. C'erano i colleghi all'interno. Piazza della Massima era gremita di persone, di curiosi. C'era di tutta la polizia vera che faceva il servizio d'ordine. Però questi poliziotti con la macchina mi vedono che io esco, che corro con questa pistola e questo sacco. Ma non vedevano che c'era il 7. Perché loro venivano da via San Giuliano, dalla stazione verso via Etnea. Sì. E io ero in via. E io uscivo da Piazza della Massima. Quindi. Che cosa ho fatto io? Il primo pensiero non era di fermarmi là e dire: guardi, stiamo girando un film, sono il protagonista. Era semplicemente di tornare indietro e correre verso il set. Così ho detto: mi inseguono, certo, appena arrivano là. Certo, certo, certo. Io mi giro e inizio a sentire, loro mettono la sirena e vengono a palla, cioè sgommando a palla. Io che correvo più di loro per girare. Era un film nel film. Era un film, infatti, poi vabbè, siamo andati da insieme, ci sono state interviste, bellissimo, articoli sui giornali. Poi i giornalisti hanno fatto di tutto, ma hanno detto che mi avevano messo le manette, che mi avevano portato. E questo lo ricordo con piacere. Bene, delle altre particolarità e chicche ce le dici subito dopo. Abbiamo noi adesso un'intervista, abbiamo intervistato Lucia Paro, che è del Premio Nazionale Cinematografico Musa d'Argento, in un casting, ultimo casting che c'è stato a Caltagirone, ci sarà il prossimo a Vittoria, è un premio nazionale. Sentiamo Lucia Paro che ci parla del Premio Nazionale Musa d'Argento. Premio Musa d'Argento, manifestazione nazionale diretta da Lucia Paro. Una vera e propria vetrina per coloro che hanno del talento nel canto, danza, cinema, musica e moda. Iscrizioni aperte online. Compila il modulo dal sito www.musadargento.it oppure contatta il 377-134-6233. Premio Nazionale Musa d'Argento. Il tuo sogno, il tuo successo. Il premio Musa d'Argento ancora in Sicilia, ci fa piacere, siamo con Lucia Paro che dirige egregiamente questo premio cinematografico, un festival dei talenti, ormai non è non sono i talenti che vanno dov'è il festival, ma è il festival che si sposta, perché questo premio Musa d'Argento si sposta in tutta Italia. Siamo in Sicilia, ennesimo appuntamento in Sicilia, tanti talenti, bontà della Sicilia che mette in luce questi talenti. Eh sì, tantissimi talenti in Sicilia,
infatti avremo, oggi abbiamo concluso la tappa su Caltagirone e il 12 saremo a Vittoria e il 23 a Ragusa e poi probabilmente un'altra tappa su Modica e Catania e poi chiuderemo i casting. Lucia, sicuramente una bella vetrina per questi ragazzi in ogni campo, in ogni disciplina, perché il Festival Musa d'Argento si divide in tanti settori, che va dal canto, alla danza, al ballo, ma non solo. E diciamo che diamo l'opportunità a tutti questi talenti di poter esprimere il proprio talento e gli diamo una vetrina d'immagine alquanto importante, anche perché i premi poi per la finale saranno alquanto importanti per ogni categoria. Ecco, per i premi parliamo subito dopo, ma ovviamente è un premio dedicato anche al cinema, quindi anche certo. Un festival cinematografico. Certo, sono in concorso lungometraggi, cortometraggi e documentari, tutte opere create dal 2012 in poi, fino ad oggi. Abbiamo in giuria alla finale nazionale Elisabeth Misland, che è giornalista di stampa estera ed è stata la direttrice artistica per 25 anni dei Globi d'Oro. È un festival che si sposta, dicevo prima, in tutta Italia, voi siete stati anche o avete oltrepassato lo stretto, è stato inaugurato a Roma e poi ultimamente anche dove siete stati? E siamo stati in Lombardia, Milano, siamo stati a Roma, siamo stati in Toscana e il 19 ci sarà una tappa nelle Marche, esattamente a Jesi e poi ci toccheremo ancora la Puglia e la Campania. Poi c'è il gran finale, ci sarà il gran finale con la finalissima in Sicilia. E io sto cercando in tutti i modi di completare il gran finale proprio in Sicilia, proprio perché il premio Musa nasce in Sicilia, per cui vorrei renderlo siciliano al 100% e valorizzare quello che è il nostro territorio, la nostra cultura, la nostra arte, la nostra Sicilia. C'è ancora tempo per iscriversi online al premio, come? Allora, possono iscriversi al sito www.musadargento.it oppure contattandomi al 377 13 46 233. Dobbiamo anche aggiungere che chi non ha possibilità di poter partecipare ai casting può inviare un video all'email musadargentoartisti@gmail.com. E adesso facciamo una bella carrellata per questi artisti, per questi talenti che ancora una volta si presentano al premio Musa d'Argento che ovviamente Cinemania seguirà.
62esima edizione del Taormina Film Fest a Taormina dal 10 con il Gran Galà a Messina e poi dall'11 al 18 giugno a Taormina. C'è stata la presentazione presso l'Anica a Roma, erano presenti Anthony Barbagallo, l'assessore al turismo dello sport e spettacolo della regione siciliana, e siamo al telefono con Anthony Barbagallo. Anthony, intanto grazie e buonasera. Grazie e buonasera a voi. Allora Anthony, parliamo un attimo di questo evento straordinario per il Sud Italia, per la Sicilia soprattutto, un grande brand che bisogna portare avanti, Anthony. Sì, sono soprattutto l'assessore al cinema, quindi il Film Fest è un'occasione straordinaria di visibilità non solo per Taormina ma per tutta la regione siciliana, una delle nostre manifestazioni d'eccellenza. Quest'anno sarà una grandissima edizione e sono convinto che lasceremo di stucco, ecco, tutto il mondo cinematografico con un inizio e una fine del festival straordinario. E infatti c'è la presenza quest'anno come l'anno scorso, ma quest'anno c'è più presenza del presidente onorario Richard Gere, che sarà presente già da oggi venerdì fino a domenica prossima. Sì, venerdì, sabato, domenica e poi per tutta la settimana. Quindi questo è un grande obiettivo. Cosa significa il Festival del Cinema di Taormina in Sicilia, soprattutto per un assessorato come il tuo, che ovviamente abbraccia tante cose? Significa che c'è una regione che sta investendo tanto sul cinema. Abbiamo da poco risottoscritto l'accordo APQ con Roma, che prevede 15 milioni di euro per il cinema nei prossimi 2 anni. 10 giugno uscirà sulla Gazzetta Ufficiale il bando dei lungometraggi sul cinema, e siamo convinti che a fine anno e a maggio dell'anno prossimo usciranno altri 2 bandi, quindi un bando ogni 6 mesi per finanziare interventi sull'audiovisivo. Sicuramente è un lavoro. E poi abbiamo le belle notizie che arrivano da Roma, dai Nastri d'Argento, con 2 film siciliani finanziati dall'assessorato nelle cinquine, che sono L'Attesa di Messina e Seconda Primavera. Sono 2 film fatti a casa nostra, su cui puntiamo tanto e che sono la migliore pubblicità insieme col Festival di Taormina per il cinema siciliano. Assolutamente sì, e infatti i Nastri d'Argento anche quest'anno sono poco a ridosso, subito dopo, il 2 luglio a Taormina, sempre al Teatro Antico di Taormina, e quindi la cosa mi fa piacere. Io faccio parte ovviamente del sindacato giornalisti cinematografici e quindi questi sono belli obiettivi. La Sicilia o comunque l'Italia viene rappresentata nel migliore dei modi. Il fiore all'occhiello, possiamo dirlo che per la Sicilia è il Festival di Taormina e anche i Nastri, Anthony. Assolutamente sì, sono il nostro orgoglio e credo che non a caso il Presidente del Consiglio dei Ministri abbia dato indicazioni su Taormina anche per il lavoro che ha fatto l'assessorato nell'ultimo periodo, la promozione dei 2 festival, la promozione a Sinargento e perché no, veniamo da una stagione anche della musica leggera che si preannuncia importantissima e l'overture dei concerti di Duran Duran è stato un ottimo biglietto da visita per l'estate taorminese, per l'estate della regione siciliana. Diciamo che è un assessorato che sta lavorando egregiamente, quindi un'estate pienissima, ma soprattutto perché ovviamente tu lavori a 360 gradi, questo significa seminare per poi ovviamente raccogliere. Assolutamente, abbiamo anche questa domanda che viene dai mercati orientali, di certo. Recente abbiamo lavorato molto al rapporto con il Giappone e la prossima settimana ci sarà un educational dei tour operator coreani. Abbiamo una Sicilia che è al centro anche dell'attenzione dei grandi tour operator e dell'agenzia di viaggio internazionale. Bene Anthony, io ti ringrazio del tuo intervento, so che se ti abbiamo un attimo rubato per poche cose, intanto la comunicazione purtroppo è andata via, lo salutiamo Anthony Barbagallo che è l'assessore al turismo dello sport e spettacolo della regione siciliana, devo dire anche che è presente alla presentazione a Roma che c'è stato qualche giorno fa, c'era anche Alessandro Reis che è il direttore della Sicilia Film Commission, ufficio speciale per il cinema e l'audiovisivo della regione siciliana, poi ancora il sindaco di Taormina Eligio Giardina, poi general manager di Taormina Film Fest ovviamente Tiziana Rocca, il co-direttore comitato artistico Taormina Film Fest Jacopo Mosca, poi ancora Chiara Nicoletti, Michel Curato, direttore relazione esterne del Taormina Film Fest, poi presente l'attrice Monica Guerritore che spero di incontrare proprio stasera all'apertura del Taormina Film Fest, infatti fra poche ore ci sarà l'inaugurazione ufficiale, oggi venerdì l'inaugurazione ufficiale del Taormina Film Fest a Messina, perché il Taormina Film Fest è nato a Messina.
E poi ovviamente Roberto Chicutto, presidente Istituto Luce Cinecittà e il presidente onorario Richard Gere, che spero anche di incontrare questa sera, ma comunque ci sarà domani sabato e domenica per tutta la settimana, perché Richard Gere sarà il presidente onorario di questa settimana. E adesso vediamo piccoli frammenti del Festival di Taormina degli anni scorsi. Sono stati veramente intensissimi, abbiamo incontrato Massimo Lopez, straordinario, lui ovviamente ci ha parlato della sua professione di attore, ma soprattutto di doppiatore. Sentiamolo. La colpa è stata di una suora a scuola, il primo giorno di scuola delle elementari, perché questa suora, mi ricordo che disse, una suora pugliese, disse: bambini, il segreto per imparare bene le lezioni è quello di guardare attentamente il movimento della bocca. Allora, guardare solo il movimento della bocca che vi rimane impresso nella capa il discorso. Dopo quel discorso lì ho cominciato a osservare solo il movimento della bocca senza capire nulla del contenuto, diciamo, della lezione. Quindi l'osservazione, ma tutti personaggi strani mi sono capitati, quindi tutto là, da bambino, a scuola è capitato il professore, avevo una professoressa di storia dell'arte che appunto mi ha fatto avvicinare un po' all'arte mostrando alla classe tutta le cupole, cupola di Michelangelo, la cupola di Brunelleschi, e faceva così: allora guardate ragazzi, ci stanno questa cupola qui, che vedete, la cupola di Michelangelo, bellissima questa cupola, perché bella, perché è proprio artistica, ecco, la vedete slanciata così, e poi abbiamo la cupola di Brunelleschi è bellissima pure questa cupola, perché c'è questo, lo vedi proprio questo, ecco, artistica. Bene, passate per studiatevi le cupole di San Pietro e la cupola di Santa Maria del Fiore. Quindi tutti personaggi così. Ultima cosa, un professore, sempre a scuola, professore di filosofia, che entra in classe e dice: ragazzi, oggi vi parleremo di Kant, però verrà nel pomeriggio, oggi pomeriggio con noi facciamo una lezione in più, perché verrà un personaggio un po' particolare, uno studioso, un esperto della filosofia kantiana. Però mi raccomando, siccome ha un piccolo problema, lui ogni tanto mentre parla si assenta, proprio perde umo. Quindi mi raccomando, vi prego, fate finta di nulla. Noi non vedevamo l'ora che venisse ovviamente questo professore, il quale... Quindi arriva il pomeriggio, va la lezione, il nostro professore fa: ecco, vi presento il professore che parlerà della filosofia kantiana, mi raccomando, è una persona molto esperta. Prego, prego, si accomodi. Si avvicina un po', con i capelli tutti dritti. Buongiorno ragazzi, allora oggi parleremo della filosofia di Kant. Perché la critica della ragion pura e la critica della ragion pratica possono oggi essere messe a confronto? Sì, buonasera. Ta, 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 ta. E il professore fa: questo è uno di quei suoi momenti così tranquilli. Si riprenderà. Ta, ta, ta. E così riprendiamo oggi la catechesi. Sì, buonasera. Allora, attore, comico, doppiatore, showman, per scelta, per campare o nell'attesa di? Nell'attesa di no, ma per scelta è per destino, probabilmente, perché il destino all'inizio volevo fare l'attore, quindi nella mia vita dicevo voglio fare l'attore, poi l'attore diventa teatro, diventa doppiaggio, diventa cantare, diventa condurre, diventa fare tante cose che ruotano attorno però all'unica cosa basilare, che è quella dell'attore. Cioè, secondo me nasce tutto da lì. Senti, il doppiatore ci mette l'anima, ci mette il cuore, ci mette tutto il resto. L'attore mette anche la faccia, eccetera. Qual è la difficoltà fra attore e doppiatore dal tuo punto di vista? Ma secondo me attore e doppiatore devono essere fondamentalmente la stessa cosa, secondo me, cioè un attore è attore e un doppiatore deve essere attore, soltanto che l'attore in teatro, in cinema o in televisione, mettendoci corpo e viso e anima, è quello, lo sappiamo. Nel doppiaggio ci si mette lo stesso, ci metti l'anima, però non metti proprio l'anima tua, cioè l'anima tua deve essere predisposta ad accogliere l'anima dell'attore che doppi o del personaggio che doppi, quindi ti devi assoggettare a quello, devi rispettare, devi avere la sensibilità di capire quale sia lo stato d'animo
dell'attore che sta interpretando quel ruolo in quel momento. E poi noi siamo anche legati alla voce di quell'attore, guai se... Siamo legati alla voce e tendenzialmente uno dovrebbe assomigliare, però non tanto assomigliare alla voce dell'attore originale, perché l'attore originale potrebbe avere una voce sua particolare, però devi assomigliargli dal punto di vista della sua interpretazione, del suo spirito, della sua anima proprio. E quindi e la voce tua può prescindere dalla sua, ma devi riuscire, chi ti chiama deve capire, che deve avere a sua volta la sensibilità di capire che il personaggio avrà la sensibilità di capire quel personaggio e di entrare a fondo. Senti, la Marchesini, Solenghi, vi vedete, vi sentite? Sì, il trio continua sempre, anche se non in pubblico, ma ci sentiamo e con Tullio Solenghi ci vediamo spesso perché abitiamo nello stesso condominio, quindi anche nelle riunioni condominiali, e sono anche molto divertenti perché nel mio condominio abita anche Fabrizio Frizzi, quindi quando ci troviamo c'è proprio regia di, alla fine diventa uno show. Però prima c'era anche Magalli, ma è stato trasferito. E a fianco abita Carlo Conti, quindi siamo tutti in zona. E con la Marchesini ci sentiamo di più, ma ci vediamo di meno per tante ragioni, anche un po' perché lei così è in una fase un po' delicata, ma oltretutto lavora, l'ho vista ultimamente a teatro e poi ci parliamo in continuazione. Se io dovessi pubblicare i WhatsApp che ci scriviamo, ne uscirebbe un libro comico, perché ancora ci facciamo un sacco di risate. Senti, faccio un programma che si chiama Cinemania, dice quello che vuoi, saluta alla tua maniera, quello che vuoi. Alla Cinemania, siete cinemaniaci, siete cinemaniaci? Sì, maniaci del cinema, il cinema a livello maniacale. Io sono anch'io un maniaco del cinema, quindi mi unisco alla vostra mania, vi do un abbraccio e vi saluto e a presto. Bene, adesso a questo punto abbiamo il consueto collegamento con Milano, l'esperto di cinema, delle cose particolarissime, le novità. Siamo collegati con Milano con Claudio Pofi. Ciao Claudio. Ciao Lucio, saluto allo studio. Allora, bene, parliamo subito delle ultime cose straordinarie, particolari come sempre, sullo schermo, sul grande schermo. Vai Claudio. Cominciamo alla grande con un'opera digitale, e capiremo poi per quale motivo dico importante. Parliamo di Creed, Nato per combattere, quello che qualcuno ha ribattezzato come Rocky 7, una sorta di spin-off che ci racconta la storia di Adonis Johnson, il figlio di Apollo Creed, il famosissimo avversario di Rocky Balboa, che va proprio alla ricerca di Rocky chiedendogli di essere il suo allenatore per diventare un pugile professionista. Un'opera molto classica, se vogliamo, che riprende sicuramente i fasti dell'originale storia Rocky degli anni 70, quella che diede fortuna, fama e gloria al grande Sylvester Stallone, che arriva in un video in modo molto particolare. Grazie a Warner è arrivato non solo il DVD e il Blu-ray 2K, ma addirittura il Blu-ray 4K, quattro volte l'attuale alta definizione. Ci troviamo praticamente di fronte a un prodotto superbo dal punto di vista tecnologico, quantomeno per la parte delle immagini, con un notevolissimo comparto audio, quantomeno per la parte inglese. E che dire, chi ha la possibilità già da qualche mese di poter usufruire del 4K, ci vuole ovviamente un lettore Blu-ray apposta e un televisore, ma insomma avrà davvero fronte l'opera così come è stata originariamente concepita. Tra l'altro ci sono alcuni extra interessanti nella sezione dei supplementi. C'è un documentario di 14 minuti circa sulla realizzazione, sono 6 minuti in compagnia dell'attore Michael B. Jordan, che ha interpretato il figlio di Apollo Creed, e un focus molto interessante su questi 8 mesi di lavoro fisico e psicologico per raggiungere il physique du role del suo personaggio, oltre a 20 minuti di scene tagliate. Passiamo a un'opera ancora più interessante dal nostro punto di vista, perché questa volta giochiamo in casa. Parliamo di A Bigger Splash, a dispetto del titolo inglese. Parliamo di un film molto italiano e diretto da Luca Guadagnino. La storia di una coppia, Paul e Marianne. Lei è una grande rockstar, lui un fotografo.
Vengono, si trovano in vacanza, guarda caso, a Pantelleria e vengono raggiunti da un ex produttore discografico, diciamo un po' caduto in disgrazia, e dalla figlia che lui ha da poco scoperto di avere. Nasceranno degli intrighi, ci saranno problemi di cuore che sfoceranno purtroppo in tragedia. Il film è molto importante perché, dicevo, è diretto da Luca Guadagnino, che insomma si è fatto conoscere, registrano, che si è fatto conoscere con un'opera splendida nel 2009, era Io sono l'amore, in cui lavorava Tilda Swinton. Anche qui troviamo Tilda Swinton con un cast molto internazionale, c'è anche Ralph Fiennes oltre a Dakota Johnson, la figlia di Don Johnson, quindi un film italiano con un cast internazionale come troppo raramente si vede. Anche questo è stato in un video, grazie alla Key Red, c'è il DVD, c'è soprattutto il Blu-ray con un'ottima qualità d'immagine, direi l'ideale per poter scoprire quest'opera che non ha avuto grandissimo successo ai botteghini, e ci sono circa 17 minuti di scene tagliate, quindi insomma un modo molto interessante per scoprire il retroscena della lavorazione. 17 minuti di scene tagliate, ok, straordinario. Va bene, allora per chiudere vogliamo accennare un po' una chicca, c'era un libro che tu ce ne volevi parlare. Ma sì, ci tengo tantissimo, il libro è questo, spero che si veda in qualche modo, si intitola Stanley Kubrick e me, è sì. Un libro scritto da un italiano, lui è di Cassino, si chiama Emilio D'Alessandro, è emigrato da Cassino in Inghilterra nel 1960 e per puro caso, tra un lavoro e l'altro, è diventato il braccio destro di Stanley Kubrick, è diventato il tuttofare, la persona che ha accompagnato il maestro americano trasferitosi qualche anno prima da New York in Inghilterra, lo ha accompagnato per 30 anni di lavoro, una visione molto intima, molto, molto bella, molto approfondita del rapporto straordinario tra Emilio D'Alessandro, Stanley Kubrick e la sua grande famiglia. E, che dire, è un libro che io straconsiglio, tra l'altro è disponibile anche in digitale, però insomma, ecco, come vedete, io adoro tantissimo carta, adoro il suo profumo, adoro tenere in mano un'opera che secondo me è davvero un libro che si può leggere come si vede un film. Un libro da leggere tutto d'un fiato, come si vede un film. Grazie Claudio, noi ci rivediamo la prossima settimana, altre notizie, altre novità, altre chicche. Grazie da Milano a Claudio Pofi. Sei molto addomesticata come rockstar. Gli hai chiesto di restare, come mai? Che c'entra Paul nella tua vita? Ringraziamo ancora Claudio Pofi da Milano, le sue novità sicuramente sono importanti. Ritorniamo in studio con Marilisa Pino. Allora, tu prima parlavamo ovviamente di cinema, bello, attrice, cosa c'è, però c'è questa passione forte per sì, il canto. Sì, quella sempre, da quando sono nata. Ecco, allora a questo punto, se tu sei d'accordo, se la regia è anche pronta, facciamo questa improvvisata. Generalmente nessuno canta nel mio programma perché è ovviamente un programma di cinema, però... Facciamo un'eccezione. Ci fai sentire qualcosa? Facciamo una cover. Una cover? Bella, la cover sì, secondo me piace. Allora, sei pregata tanto di posizionarti alla nostra postazione subito. Dal vivo e vediamo, sentiamo la nostra Marilisa Pino, vediamo cosa ci fa ascoltare con molta attenzione con questa cover particolare. Eppur mi sono scordata di te. Una ragione vera non c'è, lui era bello però. Un tuffo dove l'acqua è più blu, niente di più. Ma che disperazione, nasce da una distrazione. Era un gioco, non era un fuoco. Non piangere.
scordata di te. Come ho fatto, non so. Marisa, bravissima, bravissima, grazie. Bravissima veramente. Quindi, ma tu fai spettacolo, vai in giro? Sì. Dove ti vedremo? C'è in programma qualcosa in particolare? A luglio sono in giro per la Sicilia. Bene, in tour quindi sì, Marisa Pino la vedremo sicuramente in tour. E poi io spero anche di vederti o in teatro o al cinema, eccetera. Magari, chissà. E ti puoi far raccomandare da un tizio che si chiama Fabio Boga. Ma sì, infatti devo chiamarlo, mi sa che devo proprio chiamarlo. Fabio, allora, il bello di chi fa l'attore è riuscire a dar vita ad un personaggio differente da se stesso. Questa è una cosa molto bella. Io alla fine dici sì, dato che ero veramente molto confuso nella mia vita, lo sono tuttora, l'instabilità ne fa da male. Però decisi di fare l'attore perché quando ero più piccolo non riuscivo a capire, sai, a 14 anni magari vuoi fare il calciatore, il pompiere, il poliziotto, l'avvocato, il medico, il chirurgo, insomma. Poi feci un'apparizione in TV, avevano messo, mi ricordo, Antenna Sicilia, avevano messo in un premio Amico Baby. Ah, Amico Baby. Il negozio di giocattoli, certo, che era quello bellissimo per noi di Catania, Amico Baby. E quindi andare a fare una cosa con un mago, un prestigiatore. E là mi avevano vestito da Pierrot. Non so, iniziavo a sentire un attimino un po' il cinema, le telecamere, no? E capivo che l'unico modo per poter provare l'emozione, non potevo fare tutto nella mia vita, cioè o fare l'avvocato, o fai il chirurgo, o fai, non so, l'insegnante, certo, no? Certo. Però l'unico ruolo che potevo fare, che mi permettesse di sentire le emozioni, no? Di tutti questi altri lavori, era l'attore. È vero. Quindi poi, quando mi avvicinai alla recitazione, capii che era quello che volevo fare. Perché, ad esempio, voglio fare il presentatore, basta che studio, basta che ho il personaggio e faccio vivere quel personaggio nella mia vita. Quindi poi tu prendi sia le cose positive che le cose negative. Ci sono dei ruoli dove tu poi fai tantissima fatica a levarteli fuori, perché poi io faccio il metodo, quindi ho studiato Stanislavski, no? Certo, Strasberg, certo. Tutti insomma una linea. Ci sono invece quelli che fanno un altro tipo di lavoro. Io faccio proprio un lavoro su me stesso affinché quel personaggio viva. Quindi è molto bello questo, però ti ripeto, per alcuni ruoli è facile, per altri un po' più. Poi tu tra l'altro hai toccato anche degli argomenti sicuramente importanti, delicati. Sei stato uno dei protagonisti di Amore Criminale, che si è occupato di femminicidio, sì, una sì. grave malattia. Bisogna dare una giusta informazione ai media, tramite i film, tramite anche le presenze vostre. Sì, sì. No, questo sì. Guarda, io ho avuto la fortuna di essere per quasi 4 anni uno dei protagonisti di Amore Criminale, e dico fortuna non solo perché comunque mi ha fatto conoscere anche al grande pubblico televisivo questa docu-fiction. Però ho imparato tante cose, no? E poi sai, riuscivo anche a dar non solo la parte effimera, sai, poi l'attore sotto le luci, insomma, no? Però a poter dare col mio volto un contributo a tutte quelle donne che soffrivano perché magari i fidanzati o i mariti le picchiavano, le violentavano, le bastonavano, le mandavano all'ospedale. Bisogna denunciare. Bisogna denunciare. Questo è quello che dico sempre, bisogna denunciare delle situazioni dove c'è violenza percosse, e quindi comunque poi mi ha portato questo in giro nelle piazze, nelle università, nelle scuole, a fare tante manifestazioni per sensibilizzare tutte le donne che subiscono violenza. L'unica soluzione proprio è proprio la denuncia, anche se a volte si arriva sempre tardi, quindi, però questa cosa a me è servita tanto. Ecco, quello è un esempio di quei ruoli che quando io entro, perché a me mandano gli atti processuali di queste vicende, no? Per studiare proprio il personaggio, il profilo del killer, del femminicida. Certo. E là, credimi, alcune volte quando litigo anche con la mia ragazza, mi dico, ci sono degli atteggiamenti, lei mi dice, aspetta, ma c'è qualcosa che non va, tu mi ucciderai. No, nel senso che comunque è una cosa molto pesante, no? Poi spurgarla diventa pesante allontanare. Guarda, nelle quattro mura familiari succede veramente di tutto. Io vorrei sentire proprio per 30 secondi il parere. 30 secondi? Come? Sì, vi faccio sentire il mio parere. Il parere di una donna. Questo mi basta? No, aspetta.
No, aspetta, perché siamo in questi siamo in televisione, non vorrei che passasse un messaggio. No, scherzo. Si giocava. Non toccherei una donna nemmeno con un fiore. Certo, è proprio certo, un... Certo. Però... 30 secondi, il messaggio che da una donna vuole dare a una donna. Quando succedono purtroppo queste cose. Non appena si capisce subito, si percepisce che l'uomo, il fidanzato, il marito può essere violento, subito scappare, denunciare. Eppure Fabio, c'è gente che ha detto con ragazze che dicono... Ma sai cos'è? Ma ti spiego. L'ultimo caso è successo, cioè pure era un bravo ragazzo. No. Chi è violento lo sarà per sempre nella vita. Certo. Chi alza le mani, chi picchia una donna, lo sarà sempre. Poi ci sono dei momenti ovviamente che uno può alzare la voce, attenzione, fin quando siamo a livello verbale, anche là può essere comunque una violenza verbale, cioè tu puoi fare tantissima violenza verbale e psicologica, attenzione, ma poi stiamo parlando di cose gravi, ora ecco perché dico è pesante, poi magari tu sentendo determinate cose dici aspetta, ma io ho alzato la voce alla mia ragazza, non è che sono un pazzo, un serial killer, cioè uno che poi, ecco, da distinguere, ci sono determinati requisiti, determinate cose che poi ti portano a sfociare in un omicidio, quindi tu puoi tranquillamente litigare, nel senso che con la tua ragazza, con tua moglie, alzare la voce, non essere d'accordo, questo non vuol dire che tu sei un violento, però purtroppo ci sono degli uomini che non vanno giustificati. Se io ti tiro uno schiaffo, ti tiro un pugno e ti rompi il naso, il labbro, quello che sia, puoi starne certo che se tu non mi denuncia, io lo rifarò un'altra volta, perché tu mi perdonerai e io un'altra volta ti tirerò, non uno, ma te ne tirerò due perché mi hai perdonato. Quindi a quel punto denunciare e allontanarsi immediatamente. Però loro, il violento è molto abile, perché ti leva la famiglia, ti allontana dalla famiglia, vuole che tu ti allontana dall'indipendenza economica. Perché ti può gestire meglio. Ti gestisce in una maniera dove praticamente ti fa terra bruciata con tutti quanti e tu sei solo e non puoi chiedere aiuto. Quindi questo di solito sono le linee generali che uno... che un pazzo, un folle fa... Ovviamente stiamo andando un po' oltre gli argomenti del cinema, però il cinema deve dare questi consigli, questi messaggi, soprattutto in maniera corretta, da un attore, da una attrice, cantante, eccetera, quindi da una donna soprattutto, questo è il messaggio che dobbiamo dare. Bene, allora, questo era l'ultimo nostro argomento, quindi si chiude questa puntata di Cinemania, la prossima settimana... Noi ci spostiamo a Taormina per seguire il Festival del Cinema di Taormina, la 62esima edizione. Presidente onorario sarà Richard Gere. Noi cercheremo un attimo di stare, perché so perfettamente che sarà così tanto difficile avvicinarsi a lui. Interviste e curiosità dal mondo del cinema, quindi ovviamente seguiteci la prossima settimana da Taormina per il Festival del Cinema. Ovviamente i saluti, ringraziamo a Marilisa Pino, grazie a voi della tua presenza. Grazie a dell'invito, della tua voce straordinaria, e ti vogliamo vedere ovviamente in scena. Senza dubbio. A Fabio Boga, in bocca al lupo per una cosa importante che stai facendo, non ne parliamo per ovvi motivi, però in bocca al lupo. Che vivi e grazie sempre. Viva il lupo. Grazie a Lorella Franzone. Purtroppo siamo arrivati alla fine e dobbiamo separarci. Io sono qui per ricordarvi il consueto appuntamento delle repliche di questa straordinaria puntata, sabato e domenica dalle 19 alle 20 su Globus Television, il canale 819 del digitale terrestre. Inoltre potete seguirci anche su streaming web e, come al solito, ormai già lo sapete, da cuore a cuore vi invito a mettere mi piace su Facebook, sulla pagina di Cinemania. Io ringrazio ovviamente tutto lo staff della redazione, a Salvo Di Benedetto, Alfio Iuri Scrofani, Gabriele Cupeda, Gaetano Ligreggio, Salvatore Pappalardo, Donato Scuto, Alfredo Di Stefano e Gianluigi Caruso. Un grazie particolare a Enzo e Filia Stroscio, Antonella Guglielmino, Viviana Mannoia, Onia Nicolosi e Stefania Candarella. Si replica sabato 11 e domenica 12 giugno, sempre alle ore 19. Ricordatevi che il cinema è la vita con le parti noiose tagliate. Da Lucio Di Mauro è tutto, alla prossima! Cinemania, il futuro del cinema tra sala e filmmaker. Conduce Lucio Di Mauro.